social con un look davvero particolare e una frecciatina all'ex marito Francesco Totti. Esattamente un anno che non ci vediamo, vi avevo lasciato dicendo, tutto può cambiare. Effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c'è più, ha detto la presentatrice, attirando subito l'attenzione del pubblico in studio e a casa. Ovviamente parlo di Nicola Savino, ha detto ridendo, anche se le sue parole hanno subito fatto pensare all'ex marito Francesco Totti. Poi la battuta in tedesco di Vladimir Luzzini. Una battuta fatta per stuzzicare la conduttrice, fidanzata con l'imprenditore tedesco Bastian Müller. Aperta la prima puntata del È arrivato il momento dell'arrivo dei naufraghi in Honduras. Leggi anche, non mi piacciono, prima grande gap di pubblico scatenato, ingresso come a Sanremo per i Jalis, grande attesa per l'arrivo dei Jalis, i vincitori di Sanremo 1997 che da anni provano a tornare sul palco dell'Ariston ma incassano solo demo. Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono stati reclutati da, ancora una volta al timone della trasmissione in compagnia degli opinionisti Vladimir Luzzure ed Enrico Papi, e con lo storico inviato sull'isola Albino. Sarà un'opportunità per farci conoscere meglio, hanno dichiarato Fabio e Alessandra prima della partenza del, con la speranza che questa avventura possa essere utile per tornare sulla cresta dell'onda e magari anche a Sanremo. Per lo sbarco dei Jalis in Honduras la produzione del reality ha pensato a un arrivo in grande stile. Un ingresso davvero speciale, perché per loro è stata ricreata la scalinata di Sanremo, con tanto di cuore, e i due hanno potuto scendere le scale proprio come fatto nel 1997 al Festival della Canzone Italiana. Dopo 26 no consecutivi, la coppia a cui è stato negato il palco grazie all'Isola dei Famosi ha di nuovo la sua scala. Signore e signori, i Jalis, perfino il jingle scelto per l'arrivo dei due cantanti sulla spiaggia dell'Isola dei Famosi era quello del Festival di Sanremo.